voglio ringraziare il Signore Dio Onnipotente che mi ha concesso questa opportunità di ricevere la cittadinanza italiana. È una cittadinanza desiderata e sofferta, però per la quale io ringrazio il Signore. Ringrazio anche il nostro Vescovo Orazio Soriceli per la fiducia e la sua vicinanza nei miei confronti, perché per me è un padre. Ringrazio anche il Sindaco e la Regia per la sua premura e le parole che lui ha detto. Ringrazio anche l'amministrazione comunale, gli assessori, il consigliere comunale, il maresciallo dei carabinieri. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questo percorso. Voi dovete calcolare che io sto in Italia da 16 anni. È stata un'esperienza non facile. Se io dovessi chiamare, rischierei magari di saltare qualcuno. Mi hanno aiutato tante persone che mi hanno seguito durante la preparazione dei carte, dei documenti, anche nella tesa, perché a un certo punto sembrava che non si capiva nulla, però alla fine ringraziamo il Signore che questa cittadinanza mi ha arrivata. Non è una cittadinanza che mi fa montare la testa, è una cittadinanza che mi permette di lavorare ancora di più. Io ho sempre lavorato, ho amato l'Italia fin dal primo giorno. Era il 14 dicembre del 2007, quando io ho messo i piedi nel territorio italiano a Roma. Ho amato l'Italia, ho sempre lavorato per il bene del popolo di Dio, perché per me dove mi trovo è la mia famiglia. La mia parrocchia è la mia famiglia, i miei parrocchiani sono i miei familiari. Mia madre sa di questo giorno. Lei mi ha detto: io non posso venire. Io gli ho detto: non ti preoccupare, sarai rappresentata. Ed è la vostra presenza oggi che evidenzia questo. Quindi io ringrazio ciascuno di voi che è qui presente, della vostra presenza, della vostra vicinanza, del vostro affetto veramente nei miei confronti. Anche io contraccambio questo affetto nei vostri confronti. Quindi vi ringrazio, perché la vostra presenza per me significa molto. Quindi pregate per me. Io pregherò per voi e continuerò ad amare Tramonti, a continuare a lavorare per la Chiesa. Sto facendo i lavori alle pietre e continuerò a farlo per rendere quella Chiesa, come dico, un luogo di incontro con il Signore e un luogo anche di fraternità tra gli uomini. Grazie di essere qui, grazie al Sindaco, grazie al Comune di Tramonti per avermi dato questo consiglio.